quando si affrontano argomenti che mi sono molto cari. Beh, tanto noi come Regione Liguria abbiamo sostenuto fortemente questa manifestazione proprio perché si parla di aromatiche. Per noi, quando si parla di aromatiche, si parla principalmente di due province, Savona e Imperia, che la fanno da padrone sul panorama nazionale, internazionale, mondiale, direi. Devo dire che le aromatiche ci stanno dando grosse soddisfazioni. Negli ultimi 10 anni ci siamo attestati su una cifra che è intorno ai 70 milioni di piante aromatiche vendute ogni anno. Questo è un trend costante, milione più, milione meno, un trend costante negli ultimi 10 anni. Però se consideriamo che abbiamo affrontato anche periodi di crisi molto importanti, devo dire che significa che il settore sta crescendo notevolmente. Per noi le aromatiche rappresentano, oltre a questo numero, rappresentano anche un numero notevole di aziende che abbiamo sul territorio, circa 1000 aziende, 10.000 addetti, 100 milioni di euro circa di fatturato. A queste si vanno ad aggiungere anche tutti gli altri prodotti semilavorati. Ad esempio mi riferisco a una fattispecie al basilico che dopo l'avvio, quindi il riconoscimento della DOP del 2006, ha visto una crescita esponenziale sui nostri territori e anche la conversione di molte nostre aziende a questa cultura, perché comunque ha creato quel valore aggiunto al prodotto e quindi anche, insomma, diciamolo chiaramente, qualche euro in più delle tasse delle nostre aziende, perché hanno potuto avere un prodotto certificato garantito che fa buona presa sul mercato.